Ciao ragazzi, bentrovati nel nostro format feedback, format nel quale analizzo le partite che mi avete mandato, o meglio, le migliori, quelle più adatte, diciamo. Ce ne avete mandate più di 200 e quella che analizzo oggi ce l'ha mandata Giovanni, che gioca col nero ed è stata premiata come premio umiltà perché è una delle uniche in cui chi ha mandato la partita ha perso, quindi grande, grande Giovanni. E questa partita è stata giocata a un torneo dal vivo, quindi in Serie C, mi pare in Puglia, se non ricordo male. E il nero è una terza nazionale, quindi tra i 1500 e i 1600 punti è lo FIDE, mentre chi ha il bianco è una prima nazionale. Partiamo subito. E4, C5. Cavallo F3, cavallo C6, D4, C per D4, cavallo per D4. Quindi qua abbiamo una siciliana aperta. Qua il nero può veramente fare praticamente tutte le mosse. E il nero opta per la variante Kalashnikov della siciliana con E5. Cavallo B5, questa è la mossa corretta. Le altre mosse sono inferiori qua, ma non ci dilunghiamo troppo nei dettagli della teoria. Qua, vabbè, cavallo B5 minaccia cavallo D6, quindi D6 è praticamente forzata. E qua C4. C4 è la mossa che si è imposta recentemente come la mossa più forte. Non so se il bianco fosse preparato, però C4 è una mossa da conoscere. Mentre la mossa, diciamo, più naturale sarebbe cavallo C3, con l'idea di sfruttare la casa D5 che è debole dopo l'ordine di mosse del nero con E5 alla quarta mossa. C4, cavallo F6, cavallo C3 A6, ora il cavallo deve tornare in A3, alfiere 6, cavallo C2. Ok. Commentiamo velocemente questa apertura. Il nero si è accollato una debolezza permanente in D6 perché il pedone non si potrà mai spingere grazie alla struttura del bianco. La casa in D5 sarà sempre La casa in D5 sarà sempre a disposizione del bianco. Però in teoria il nero dovrebbe riuscire a generare del controgioco tramite le spinte o B5 o F5 più avanti nella partita, siccome D5 appunto non è più un'opzione fattibile. Ok, andiamo avanti. Alfiere E7, alfiere E2, arrocco, alfiere E3. Finora entrambi i giocatori hanno giocato le mosse giuste, hanno sviluppato i propri pezzi nelle case naturali. Ok, qua un'opzione interessante per il bianco sarebbe stata sviluppare l'alfiere di qua, che punta direttamente alla debolezza, ma anche in E3 va più che bene, perché come fa a essere sbagliato alfiere 3? Impossibile. Torre C8, questa è una mossa ottima, la torre si porta in una colonna semiaperta dove farà pressione in C4. Arrocco, e adesso arriva la mossa che probabilmente mi è piaciuta meno dell'apertura del nero, che è Torre 8. Torre 8 è una mossa decisamente non necessaria, anzi, se vi ricordate il commento di qualche secondo fa, il nero più avanti nella partita dovrà riuscire a spingere o in B5 o in F5 per cercare di aprire le linee e non liquidare in un finale in cui questa debolezza risulterebbe troppo importante. Quindi Torre 8 è un errore. Sbirciando il database, visto che in questa posizione è stata giocata qualche decina di volte e la mossa più giocata, cavallo A5, è molto più coerente perché aggredisce subito il punto C4. Guardate quanti pezzi riesce a mettere già il nero ad attaccare questo pedone, forzando di fatto la spinta B3, e al che il nero può anche spingere in B5 sfruttando l'inchiodatura che si è appena venuta a creare perché il pedone non è più in B2 e quindi il pedone C non può mangiare B5 per via del cavallo sospeso. Qui
Il nero è una posizione abbastanza comoda. E sì, ancora tutta da giocare, ma cavallo A5 probabilmente era una mossa migliore di torre 8. Ora F3, il bianco consolida il centro, il bianco prima o poi vorrà mettere il cavallo in D5 senza dover perdere il pedone in E4, naturalmente. Però F3 lascia al nero questa interessante possibilità di giocare cavallo H5. Cavallo H5 è un'ottima mossa perché mira a portarsi una casa aggressiva come F4. Un'altra idea di cavallo H5 è portare l'alfiere in G5 per cambiare l'alfiere cattivo del nero, perché si trova sulle case dello stesso colore della struttura pedonale al centro, per l'alfiere buono del bianco in E3. Ora cavallo D5. E qua c'è la prima, diciamo, mossa importante della partita, perché di norma alfiere per D5 è un'ottima mossa. Perché? Perché dopo C per D5 il pedone si è portato in D5 e quindi il nero ha risolto la debolezza del pedone D6 e della casa D5. Ora un pezzo del bianco non si può più portare in D5 e il pedone non è più debole. Quindi di norma questa dovrebbe essere una situazione vantaggiosa per il nero, questo cambio in D5. Però in questa specifica posizione il bianco ha veramente tanto tanto vantaggio di spazio, e quindi ancora il vantaggio è saldamente in mano del bianco, possiamo dire. Cavallo B8 non è una mossa che il nero fa col sorriso, e quindi ok. Il bianco qua ha dimostrato una tecnica superiore, soprattutto nelle prossime mosse. Donna D2, cavallo F4. Questa è una mossa ottima, perché vabbè, a parte che l'alfiere non può mangiare in F4, o meglio, può mangiare, però la donna non può mangiare il pedone in F4, perché torre per C2 guadagnerebbe un pezzo. Però questa posizione sarebbe un disastro per il bianco, perché l'alfiere, che prima era molto passivo, adesso si porterà in F6, da dove diventerà molto molto forte, e in più questa struttura pedonale non è neanche così brutta per il nero, perché anche il cavallo trova delle case molto molto comode. Quindi tutti i pezzi del nero riusciranno a trovare delle case utili, sfruttando, diciamo, i buchi della struttura del bianco, quindi tutti sulle case scure. Ma qua, dopo cavallo F4, il bianco correttamente gioca torre C1. Non c'è motivo di mangiarsi questo cavallo. E adesso forse il bianco lo sta minacciando, però in realtà non è neanche detto che il nero non avrebbe compenso per quel pedone. Però il nero decide di cambiare il cavallo per l'alfiere in E2. Decisione discutibile, però giustificata dalla prossima mossa del nero. Donna per E2, alfiere G5. Quindi il nero è riuscito nel suo piano strategico di cambiare l'alfiere buono, il suo alfiere cattivo, per l'alfiere buono del bianco. Alfiere per G5, donna per G5, donna E3. E qua, questo qua è il momento in cui secondo me il bianco va in vantaggio grande, perché dopo donna E7 ho una mossa di ritirata, anche donna F6 o donna D8 non è troppo importante. Il nero comunque riesce a sviluppare il suo cavallo, fare le sue robe sul lato di donna, ma il nero qua ha deciso di cambiare le donne. Questo è un errore non tanto concettuale, ma proprio dal punto di vista pratico, perché lascia al bianco la possibilità naturalmente di rimangiare, ma qua il bianco guadagna anche molti tempi, perché il cavallo E3 minaccia di saltare in F5, da dove attacca D6, quindi è una casa troppo scomoda. Il nero, ok, qua giustamente, logicamente gioca G6, e dopo cavallo C4 il bianco attacca comunque il pedone D6 e piazza un cavallo sulla colonna C, quindi a fare da tappo a questa, diciamo, colonna contesa, l'unica colonna aperta. E qua è un problema per il nero, perché
ad esempio torre d8 che difende questo pedone, non lo difende abbastanza bene perché dopo cavallo per d6 il bianco può comunque mangiarselo. Qua in caso di torre per d6, il nero perderebbe una torre, quindi deve prima cambiare qua, ma comunque il bianco guadagna materiale perché grazie a torre c8 il cavallo in b8 è sospeso, re g7 unica, torre per b8 e il bianco rimane con un pedone in più in finale, ma è un pedone decisamente troppo forte, è un pedone passato e sostenuto dal pedone e, quindi un vantaggio veramente veramente decisivo. Quindi torre d8 non si può fare, sempre tatticamente cavallo per d6 regge. Quindi il nero deve giocare torre cd8, che non è una mossa che il nero vorrebbe fare perché appunto si toglie dal controllo della colonna c. E il bianco, con dimostrando anche una certa tecnica, raddoppia sulla colonna c, quindi torre c2, f5. Il nero cerca controgioco, ma da quella parte non ci sono pezzi, quindi non ottiene nulla, non un granché, diciamo. Torre c1, f per e4, f per e4, torre f8. Ok, il nero può essere contento di aver conquistato questa colonna aperta, però in realtà notiamo che non ci sono grossi ingressi utili su questa colonna f, mentre la colonna c è tutto un altro paio di maniche, perché la colonna c è piena di ingressi interessanti per il bianco, quindi è molto più importante questa colonna. G3 previene l'ingresso della torre in F4, che poteva essere, ok, neanche troppo fastidioso, ma va bene. H5, qua il nero è in cerca di un controgioco che però non è nulla di che. Re G2, re G7, cavallo B6. Ora finalmente il bianco minaccia l'ingresso in settima. Cavallo D7, torre C7. Vedete come il bianco è riuscito a con calma a incrementare il suo vantaggio, e adesso convertirà il suo vantaggio del controllo della colonna C in un pedone molto importante in B7. Torre F7 unica, torre per B7. Ora il cavallo si deve spostare, altrimenti la seconda torre invade la settima con effetti abbastanza spiacevoli. Quindi cavallo C5, torre per F7, re per F7. Il bianco è riuscito a guadagnare un pedone e ha una maggioranza molto molto forte da questa parte. Quindi per ora il vantaggio del bianco è decisivo. Questa è stata la prima mossa imprecisa per il bianco, secondo me, torre 1. Torre 1 non ha molto senso perché è chiaro che dobbiamo preoccuparci del pedone in E4, ma non è chiaro perché re F3 non sia la mossa giusta. Re F3 attiva ulteriormente il re, ma la cosa chiave è lasciare la torre sulla colonna C, che è chiaramente la casa migliore di questa torre, piuttosto che in E1, dove svolge un ruolo meramente passivo. H4. Ok, questa è una mossa simpatica, perché forse ho capito l'idea del nero dietro H4. Il nero voleva giocare cavallo di 3 qua invece che H4, secondo me, giocando questo doppio e recuperando un pedone, però aveva visto che torre 2 risolveva entrambi i problemi, sia la torre in E1 che il pedone in B2. Quindi ha detto: gioca H4, così se fa la mossa più naturale, cioè semplicemente mangiare il pedone, cavallo di 3. E ora il torre 2 non è possibile per via di cavallo F4, perché non c'è più il pedone in G3. Quindi questo ovviamente sarebbe vantaggio decisivo del nero. Però ok, anche in questa variante il bianco sta molto bene, secondo me, perché può giocare torre 3 senza troppi problemi. È vero che perdiamo il pedone B2, ma il cavallo in B2 è veramente veramente a rischio di essere intrappolato anche abbastanza facilmente, perché ad esempio torre C3 e la torre minaccia di entrare con scacco, e vedete che il cavallo
ha veramente poche case e rischia tanto di essere intrappolato. Il vantaggio del bianco, secondo me, è grande anche in questa variante. Comunque, il bianco non si è fidato e a mangiare ha giocato B3. E va bene anche questa. Una mossa più conservativa. G5, cavallo C4, H per G3, H per G3, G4. Ok. Di qua la situazione si è completamente bloccata, diciamo. Quindi ora le cose interessanti arriveranno su questo lato della scacchiera. Torre 3, re 7, B4, cavallo D7, cavallo A5. Il bianco continua a fare progressi ed è pronto a portare finalmente la torre sulla colonna C, che è la giusta colonna per la torre. Cavallo B8 previene l'entrata del cavallo in C6, però continua a diventare sempre più passivo il nero. Torre C3, re D7, cavallo C4. Il bianco continua a manovrare ponendo sempre nuovi problemi al nero, quindi sta giocando secondo me molto bene il bianco. Ora, dopo re 8, non c'è motivo di fare grandi cose. La torre è legata alla difesa di D6, il re non sta facendo niente, il cavallo non può muoversi perché in caso di cavallo D7 il pedone D6 cade, quindi A4 è una mossa sensatissima. Re 7, cavallo E3. Dà fastidio qua e minaccia l'ingresso in F5. Torre G8, torre C7 scacco. Andiamo un po' veloci su queste mosse. Re D8, torre B7, re C8. Vedete come il bianco, grazie alla sua maggiore attività di pezzi, continua a incrementare il suo vantaggio e rendere sempre più passiva la posizione del nero, che adesso è vincolata solo a compiti difensivi. Torre F7. Cavallo D7, torre F1, qua c'è stato un piccolo svarione del bianco che però può fare veramente tutto quello che vuole. Re B7, cavallo F5, torre G6. Ok, questa torre è ufficialmente la torre più brutta del mondo, perché non vorremmo mai avere una torre che fa soltanto cose difensive. Quindi il cavallo in F5 è molto forte e in più lega completamente la torre, quindi il bianco sta giocando molto molto bene. Re F2, A5, questo è un buon tentativo per il nero di giocare A5 per almeno attivare il cavallo. E questa è un'idea interessante. B per A5, cavallo C5. Quindi a livello pratico la posizione è ancora vinta per il bianco, perché ha due pedoni in più. Ok, più che i due pedoni è la maggiore attività dei pezzi e la torre in G6 che fanno la differenza, però a livello pratico è sempre un bene per il nero iniziare a creare dei problemi al nostro avversario, che aumenta sicuramente la probabilità che questi facciano un errore. Torre B1 scacco, re A6, re E3, cavallo per A4, il nero inizia a recuperare qualche pedone. Torre B8, re per A5. Ok, magari a una prima vista, una prima occhiata, questa posizione può sembrare pari perché i pezzi sono pari, ma la torre sta facendo un lavoro incredibile, legando, cioè isolando il re dalle zone calde, diciamo. Il cavallo è fuori gioco e la torre è sempre un incubo. Torre D8. Qua, ok, il bianco qua avrebbe potuto vincere velocemente giocando cavallo E7. Qua c'è una continuazione forzata che porta al guadagno di materiale. Quindi cavallo E7, attacco la torre. La torre, non so, per esempio può andare in F6, ma ovunque vada segue cavallo C6 scacco. Il re è costretto ad andare in C6. Adesso torre A8 infilata. Re cavallo, unica mossa re b5 per provare a tenere il cavallo, ma dopo torre a5 il cavallo è perso. Ok, sono sicuro che per il livello di gioco che ha dimostrato il bianco, questa è una variante facilmente trovabile, quindi è diciamo un'occasione di vittoria facile mancata. E
Torre di 8, questo qua è il metodo un po' diciamo più tranquillo per convertire il vantaggio. Il fatto è che qua il nero gioca cavallo B2 e difende il pedone di 6 indirettamente. Perché ad esempio se il bianco mangiasse qua sarebbe un disastro, perché dopo torre per D6, torre per D6, cavallo C4, questa è l'idea di cavallo B2, e il nero avrebbe una posizione completamente vinta. Quindi il pedone D6 non si può mangiare. Però il cavallo in B2 sta molto male e è sempre molto molto ristretto, e quindi sarebbe stata forse migliore cavallo B6, sempre con la stessa idea di difendere indirettamente D6. Ora il vantaggio del bianco non è più così chiaro, dopo cavallo B6. Cavallo B2, torre C8, il bianco vuole difendere questa casa e magari provare ad attaccare il pedone lateralmente. Re A6, ok, re A6 è una mossa decisamente strana. Probabilmente il nero voleva giocare re B6, però no, non può giocarla per via di questo problema. E voleva rientrare di qua, ma probabilmente attivare il re con re B4 sarebbe stata una soluzione molto più interessante, perché re B4 dà stabilità al cavallo che eventualmente si può portare in C4. Quindi in una condizione in cui il cavallo si porta in C4 non è neanche detto che il nero abbia posizione inferiore. Ma bando alle ciance, re A6, torre C6, qui anche torre C2, forse andare a caccia di questo cavallo poteva avere senso, perché dopo torre C2 il cavallo si deve spostare, a questo punto torre C6 scacco e questa volta non c'è il temino con il doppio di cavallo, quindi probabilmente era meglio rispetto a torre C6 subito. Il punto è che dopo re B7, senza aver giocato torre C2 prima, la torre ancora una volta non può mangiare per via di questo scacco qua, quindi il re è costretto a fare un'altra mossa tipo re D2, cavallo A4, e finalmente adesso il bianco può mangiare il pedone D6, ottenendo una posizione vinta. Andiamo avanti, perché c'è un ultimo momento in cui questa partita poteva diventare interessante. Torre C6, cavallo B8, cavallo D6, questo è un ottimo modo per passivizzare al massimo la posizione del nero. Guardate che roba, tutti i pezzi sono in posizioni indecenti. Però qua il bianco forse è stato un po' troppo sbrigativo. Io qua probabilmente avrei giocato torre C7, mi sembra la mossa più forte per tenere tutti i pezzi legati e andarmi a mangiare semplicemente i pedoni che rimangono. Ma il nero ha avuto un po' di fretta e ha giocato torre C8. Torre C8 di norma sarebbe una buona mossa, perché il bianco ha un pedone in più e quindi cambiare i pezzi dovrebbe essere una buona regola. Ma in questo caso specifico i pedoni rimasti sono veramente veramente pochi, e il nero forse qua avrebbe dovuto cogliere l'occasione di cambiare le torri. Ok, sicuramente avrebbe dovuto fare questa cosa, perché ora questo finale non è chiarissimo per niente se il bianco riesca a vincere questo finale. Perché se inizia ad attivare il re, ad esempio con re c4, arrivano contrattacchi con cavallo f6 ai pedoni del bianco. E già se il bianco perde un pedone inizia ad averne veramente pochi, e secondo me questo finale non è neanche detto che sia vinto per il bianco. Il nero ha veramente tante chance di patta. Non l'ho analizzato in profondità, ma non ho trovato una sequenza chiara per vincere per il bianco. Se la trovate mettete il commento volentieri. Però qua il nero si lascia scappare l'occasione di cambiare le torri, e dopo torre G6 la posizione è probabilmente andata, anzi sicuramente non c'è più nulla da fare. Il bianco semplicemente va a mangiarsi i pedoni che sono rimasti deboli, in particolare quello in E5. Cavallo D7, cavallo per E5, torre per E5,
il nero ha abbandonato qualche mossa dopo. Ok, partita interessante secondo me. Il bianco secondo me ha meritato oggettivamente di vincere, ma c'erano diversi momenti della partita in cui il nero poteva lottare per pareggiare o anche per confondere di più le idee al bianco. Spero vi sia piaciuto questo video. Mettete un like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao ragazzi!